E il bianco il colore della vetta nell'edizione 2014 del Trofeo delle Province, manifestazione riservata alla classe 2001 femminile, suddivisa in quattro squadre e con indosso le canotte vestite da Puglia Azzurra nelle ultime quattro stagioni, le 34 convocate si sono sfidate in un quadrangolare al Palacus di Bari. 3 vittorie su 3 gare per la squadra bianca, 2 per quella rossa, 1 per l'azzurra e tanto impegno per la squadra blu. Coinvolti anche i partecipanti al progetto Giovani Allenatori, alternatisi alla guida delle squadre, oltre i mini arbitri che hanno diretto gli incontri, nell'ottica di una crescita parallela fra giovani giocatrici e giovani fischietti. Dal prossimo autunno, con gli allenamenti di Azzurrina estesi stabilmente anche alla leva 2001, si comincerà a fare sul serio per molte delle cestiste in erba. Una giornata di sport all'insegna della conoscenza ancora maggiore rispetto già a quanto fatto prima di queste giovani atlete. Bilancio, possiamo dire, da un punto di vista tecnico positivo, anche se c'è tanto da lavorare, ovviamente c'è tanto da migliorare. Speravamo in numeri maggiori, però varie vicissitudini, sicuramente di carattere personale o dovute a organizzazioni societarie, ci hanno impedito di avere un folto gruppo rispetto a quanto visto gli anni precedenti. Però possiamo essere soddisfatti del lavoro fatto precedentemente per portare alcuni di questi atleti a questa manifestazione. Posso assicurare che l'anno prossimo potremo vedere alcune di loro già nella prospettiva nazionale. Il basket femminile regionale è intanto in fibrillazione per l'imminente arrivo della nazionale Under 17 di coach Umberto Alliori, che si preparerà a Taranto dal 7 al 25 giugno al mondiale di categoria, disputando anche un quadrangolare contro Australia, Spagna e Ungheria. Credo che al di là delle atlete sia uno stimolo per tutto l'ambiente, per gli allenatori, per le società stesse che lavorano nel settore femminile. È una grandissima opportunità, anche perché è una nazionale giovanile, ben allenata, ho avuto anche la fortuna di lavorarci. E secondo me è un'opportunità, ripeto, per tutti, quindi spero che sia il comitato, che tutte le società interagiscono con questa manifestazione ormai imminente.